Sì, sono tornata. E niente. Mi fa veramente troppo strano essere di nuovo davanti alla videocamera. Ciao a tutti, bentornati nel canale oppure benvenuti se è la prima volta che vedete la mia faccina. Io sono Olimpia e oggi sono ritornata, ovvero per chi non mi segue. Sarà la prima volta che sente questa storia, per chi mi segue già un po' qualcosa gliel'era stato accennato. Mi sono presa dei mesi, due, tre, non ricordo quanti siano passati, per me stessa, ma non perché avessi dei problemi io, ma perché avevo da risolvere delle cose, portare a termine delle cose iniziate e pensare a cosa fare del mio futuro. Quindi ho preso le decisioni, ho iniziato alcuni percorsi, sto portando a termine altri percorsi che ho iniziato, quindi tutte cose che però non vi dirò oggi perché non c'entrano con il focus e non voglio partire inaugurare il mio ritorno con un video palloso e molto verboso, quindi ve ne parlerò poi più avanti, però sappiate che sono soddisfatta di quello che ho fatto in questi mesi, contentissima di essere tornata, anche grazie alla mia migliore amica che mi ha dato una spinta a ricominciare a fare video e perché sì, mi mancava, non lo volevo ammettere a me stessa perché non pensavo che mi servisse, ma in realtà voi mi servite tantissimo perché in questi mesi che non ci sono stata, ho parlato con tantissime di voi e tantissime mi avete detto di ritornare, di riprovarci, di trovare dello spazio per girare video. Quindi oggi sono qua a grondare davanti alla finestra, ma non importa, sono qua con un nuovo video. Siccome vi voglio bene, siccome so che questa è una tipologia di video che voi avete sempre amato e che nei mesi che non ho fatto mi avete richiesto tantissime volte, sono tornata con un video spacchettamento Yves Rocher perché a tanti di voi piace, a chi non piace magari può servire qualche parere sui prodotti, oppure se proprio non vi interessa questo tipo di video, magari prossimamente caricherò un video che farà al caso vostro. Oggi sono qua per fare lo spacchettamento insieme a voi di album 8. Ho fatto un ordine in super rapidità, ma ne farò un altro a fine mese, quindi gli album nuovi me li terrò per me, li consegnerò più avanti. E quindi niente, vediamo insieme cosa c'è nel pacco di album 8. Sono molto impacciata, non ci sono più abituata a fare video, si vede. Allora, proprio qui il pacco accanto a me, sì, c'è il cane e una bambolina molto inquietante che però mi ha regalato mio padre quando ero piccola e mi ha vietato di buttarla via. Quindi, dicevamo, allora nel pacco ci sono gli album nuovi che sono questi, sono l'album dei saldi che entrerà in vigore il 3 luglio fino al 30 luglio. Quindi gli album togliamoli perché adesso non ci servono. Tra l'altro, notiziona super 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 che a chi mi segue sui social lo sa, ho clonato un mio piccolo sogno, ovvero sono ufficialmente una capogruppo Yves Rocher. Ho il mio team da seguire, questo non vuol dire che non faccio la consigliera anche perché sennò non sarei più a fare il mio video. Sono comunque una consigliera ma sono anche una capogruppo, quindi ho il mio team di consigliere da seguire. Questa è una cosa che mi rende tanto tanto felice e tanto orgogliosa perché volevo raggiungere questo obiettivo da tanto tempo e finalmente ce l'ho fatta. Quindi, momento euforia calmato, passiamo allo spacchettamento in sé. Allora, parto con mia mamma che mi ha ordinato due smaltini e sono il 24 Rose Dahlia e il 55 Hibiscus Rouge. Sono questi due che sono bellissimi e devo dire la differenza di tenuta tra quelli in gel e quelli normali non la vedo così tanto. Secondo me cambia più che altro l'effetto da normale, appunto, effetto gel. Invece una cliente mi ha preso uno smalto effetto gel, che è il 45 Rouge Imperial, che io ne ho tipo una scorta di questo rosso qui, perché è favoloso ed è veramente un rosso. Questo è il rosso, secondo me. È il rosso. E gli smalti normali costano 3,95, mentre quello in gel 4,95. Un'altra cliente mi ha preso l'olio secco Almonoi per il corpo, io lo utilizzo da tantissimo tempo, lo sto anche finendo quindi dovrò anche ricomprarlo e questo mi sembra costa 9,95. Sapete che Almonoi è una delle mie fragranze preferite quando si entra nell'estate, ma a volte metto il profumo anche d'inverno, sono sincera. E niente, è freschissima, sa un sacco di fiori di tè, di cocco, è veramente molto molto estiva, quindi questo qua è perfetto per l'estate. Un'altra cliente mi ha preso due saponette, un esfoliante e uno normale. Quella normale ha la mandorla e fiori d'arancio, che mi sembra costi 2,95, mentre quella esfoliante è fiori d'arancio e lavanda. Fiori d'arancio, lavanda e Petit Grain. Io detesto la lavanda, ma questo è un altro discorso. E queste esfoliante sono gigantesche, sono favolose, cioè durano veramente un'eternità. E queste mi sembra costino 4,95 euro. Io tra l'altro le saponette normali le uso anche come saponette da tenere nella biancheria perché lasciano un profumo nei vestiti veramente veramente buono.
Poi, sempre mia mamma ha preso il balsamo nutrizione, questo qua all'avena per i capelli secchi, che si usa sia io che lei, ma sapete che io ho la cute grassa, però utilizzo il balsamo solo da, diciamo, metà capello fino alle punte, per evitare di ingrassare la cute, ma ha dato problemi, anzi, erano i miei balsami preferiti in assoluto. 3,95 costa, invece un'altra cliente ha preso il siero lisciante 48 ore, questo qua senza silicone, senza parabeni, per i capelli ribelli, con semi di gombo. Non l'ho mai venduto a nessuna cliente, sono sincera. Vi farò sapere come ci trova la cliente che l'ha presa e questo mi sembra costasse 12,95 o 11,95. Scorte familiari, solvente delicato Yves Rocher, che secondo me è uno dei migliori solventi che abbiamo mai provato e sapete che io ero un amante di quello della Sien e secondo me sono allo stesso livello e questo qua costa 4,95 se non sbaglio. E poi vabbè, una cliente mi ha si è rifatta un'altra scorta dei deodoranti, questi qua al melograno, che io li adoro tantissimo, preferisco con latte verde perché secondo me è più fresco, però durano, resistono e si sente l'odore addosso di questi deodoranti, sono favolosi e costano 3,95. Mi dispiace che vediate il quadro spezzato, però vabbè. È un video di ritorno, quindi poi la postazione seria la metterò più avanti. Poi è uscita una nuova linea della quale ero stra curiosa, ovvero la linea al maracuja, quindi zenzero e frutto della passione. Io mi sono presa il bagno doccia 400 ml perché così l'ho voluto. Proviamolo, anche se non mi piace, ma tanto i bagni doccia sono dell'idea che in qualche modo il modo per terminarli si trova sempre. Invece altri clienti hanno preso quelli più piccoli, che tanto poi a fine mese gli ho detto che avevo fatto un altro ordine, poi magari piaceranno, prenderanno anche le altre cose della linea, perché hanno fatto il bagno doccia da 200 ml e 400 ml come questo qua, l'acqua profumata per i capelli e lo scrub per il corpo. Annusiamolo in diretta, sono molto molto curiosa, io adoro lo zenzero. Un po' meno il frutto della passione, però spero prevalga lo zenzero. No. Allora, non so, vorrei che poteste sentirlo. Si sente il pizzicorio nel naso dello zenzero e questo odore dolce, ma nemmeno tantissimo del frutto della passione. No, è favoloso. Se avete delle consigliere, perché questa è un'esclusiva della vendita diretta. Se avete delle consigliere, chiedete di farvelo sentire perché è veramente, veramente buono. Penso che prenderò tutta la linea, è veramente bellissimo. E come sempre, bagno doccia grandi costa 3,95 con i piccoli 2,70, però di questo no, 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 no. Di questo ne va fatta la scorta a vita, perché non so, non, noi non sappiamo quanto resterà, però essendo edizione limitata è meglio approfittarne subito. Questi sono quelli piccoli delle clienti, ce ne sono altri, ma tanto sono sempre gli stessi. E poi, invece, io mi sono presa il doposole, quello per il viso, perché ho preso quello per il corpo, però quando l'ho comprato, quello per il viso era in rottura, quindi l'ho preso perché, visto che mi sono bruciacchiata il viso, direi che io ho la tendenza di addormentarmi sotto il sole. Se sono soprattutto su un lettino, su una sdraio, ciao. Quindi questo direi che mi serve. E siccome i doposole Yves Rocher hanno il profumo di Monoi leggero, però all'interno, che chi è esperto lo percepisce, ho preso quello perché non potevo non prenderlo. Poi una cliente mi ha preso della linea Serum Vege del trattamento compattezza intenso, sono dislessica, giorno e notte. È un boccettone da quanti sono? 75, no, fermi tutti, da quanto sei? Aiuto. Da 75 ml, infatti è parecchio pesante e è una linea che uscì qualche mese fa. Prima non c'era questo trattamento compattezza per giorno e notte, c'era solo per giorno o per notte, quindi dopo un po' che è uscito la cliente ne ha approfittato e quindi niente, vi farò sapere come ci si trova. L'avevo già dato diversi campioncini, quindi l'avevo provato per bene questo prodotto e poi se l'è comprato. Sapete che io le mie clienti le ho sempre viziate, quando percepisco che c'è una linea che può piacergli riempio di campioncini in maniera tale che possano provarlo quanto basti per capire se una crema fa il caso loro oppure no. Una crema, uno shampoo, un profumo, quello che è. Un'altra cliente ha preso questa crema della linea Rich Cream, che è una linea di creme ricchissima proprio a livello di formula della crema. Questa qua è una crema mani anti-macchie con protezione, se non sbaglio, sì, con SPF 20, con 30 oli preziosi e olio di mille rose, quindi dovrebbe essere un'ottima crema
per le mani, quelle un po' più di persone un po' più anziane, screpolate. Questa signora ha delle mani molto molto macchiate, quindi spero che faccia caso suo. Ovviamente l'ho consigliato di usarla continuativamente, anche perché secondo me lo usa una volta a settimana, che non si aspetta i risultati. È come un po' la cosa delle creme antirughe: se te fai un percorso continuativo, quindi la metti ogni giorno, mattina e no, quella da maggiorno e quella da notte, i risultati puoi vederli. Se te la metti solo una volta ogni mai, i risultati è ovvio che te non li vedi. E questa qua mi sembra che costi 12, 13, non me lo ricordo, e la crema viso 19 o 18. Poi una cliente mi ha ordinato un burro cacao alla fragola per la nipotina, campioncini come se non esistesse un domani, hanno fatto i campioncini per i trattamenti viso con gli step, quindi c'è 1, 2, 3, quindi c'è crema notte, crema giorno e siero. E poi hanno fatto i campioncini per i trattamenti viso specifico, quindi creme idratanti, creme sebo restringenti, dopo barba, schiuma da barba, si spera, spero di trovarci anche uno perché il mio ragazzo lo vuole provare. E quindi l'ho approfittato. E poi un'altra cliente mi ha preso, aspettate che non riesco mai ad aprirlo perché ci fanno questa confezione che è comoda per non farlo rompere, però. Ok. L'olio secco prezioso Monoi, che questo io ce l'ho, lo sto finendo, è una chicca, vi riempie di brillantini, infatti va usato con moderazione ed è bellissimo. Questo costa 12,95 ed è oro liquido, come lo chiamiamo noi consiglieri, è veramente l'oro liquido. Poi l'ultima cosa che mi sono comprata io invece, che è chiusa in questa cosina di Pruriball, è un nuovo Life Proof, matitone Life Proof, ovvero Le Rocher è uscita con questi ombretti in stick waterproof, quindi super resistenti all'acqua, resistenti 14 ore con la teccolamina temperabile col temperino incluso. E quindi niente, ho detto: va, senti, provo il nude in attesa che l'azienda me li mandi come regalo adesione per le ragazze che ho inserito. E mi sono presa il colore 01 Nude Matte, che è un rosa, e questo qua penso che lo vedrete in azione molto meglio su Instagram, quindi mi raccomando, seguitemi sempre perché spesso e volentieri provo i trucchi insieme a voi, così vi do pareri più nell'immediato. Però appena mi arriveranno tutti, penso che ci farò su un bel make up, perché se questi qui veramente promettono quello che fanno, sono la risoluzione dell'estate, secondo me. Poi niente, ci sono bustine e fatture varie, quindi non penso che vi interessino. Spero veramente che siate contente del mio ritorno. Ovviamente non tutti saranno contenti, però tutti fossimo della stessa idea, il mondo sarebbe tutto uguale, sarebbe un po' noioso. Quindi niente, sono veramente tanto contenta di essere tornata. Ringrazio veramente chi di voi mi ha scritto in questi mesi, le mie amiche che mi hanno detto: riprendi, 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 mando il canale, perché anche a loro piaceva guardare i miei video e anche a me piaceva starci dietro, però avevo bisogno di dei mesi per sistemare un po' nelle cose nella vita, niente di grave, cose scuola, studio, patente, lavoro, tutte queste cose qui un po' noiose. E quindi niente, però sono tornata e prestissimo arriverà un altro video che vi chiedo, vi farò un sondaggio su Instagram per chiedervi cosa vorreste vedere prima, perché ho in mente già due video, però farò scegliere a voi quale volete che sia il secondo del mio ritorno. E quindi niente, vi mando un grandissimo bacio, grazie per essere state con me in questi mesi che non sono stata invece qua sulla piattaforma di YouTube. Però niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao bimbe!